Ciao Pimpipelli, come state? Bene? Perfetto. Se state male, non me ne frega niente. Ovviamente. Perché sto male anch'io. Ma a parte tutto, oggi siamo su Fortnite in singolo. Mans? 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 Ok, siamo partiti. Siamo partiti, andiamo a corso commercio. Tac. Tua mamma puttana, ma proprio puttana. Non scendere. Non scendere qui. Ok. Ma che c'ha le scarpe di piombo? Madonna. Ho finito i materiali. Oddio. Oh fuck. No, i materiali. Non ci credo. No, non materiali, ti prego. Affanculo, sono morto. Porco di... Comunque ho già espresso il mio parere su questo gioco, che essendo come, diciamo, come tutti i Battle Royale, ok, si basa sul fatto che si comincia da zero e la prima cosa di questo gioco è scendere su un'isola e chi ha più culo trova le armi migliori. Un po' la base di tutti i Battle Royale, no? E insomma, a inizio game è ovvio che la vittoria ce l'avrà quello che avrà più culo, non chi è più forte. Ok, ovviamente se uno è più forte e puoi sconfiggere comunque un avversario che ha un'arma migliore della tua, però diciamo che sostanzialmente se la se, se ma stessa bravura, diciamo, sullo stesso piano, è ovvio che chi ha l'arma migliore vince, no? Mi sembra piuttosto ovvio. Metti che c'è una K bianco e l'avversario c'ha un bisnonno leggendario, non è che, vabbè. Poi, secondo fattore è che non sai chi puoi incontrare. E alcuni Battle Royale, il livello serve a qualcosa. Non come qua che c'è il livello, non del pass battle, dico il livello normale. Qua c'è il livello solo per darti punti di esperienza. Ma in alcuni Battle Royale il livello serve a metterti contro il giocatore. Tua mamma puttana pure lei. Da no, per il cazzo! Dio, quanta vita c'hai, porco Dio! Vedi, questo atterra prima di me, prende l'arma prima di me e vince! È più bravo? No, perché gli sto facendo un culo incredibile. Però, ecco, secondo me un Battle Royale fatto bene, che riduce al minimo, che riduce proprio al minimo, ai minimi termini, la fortuna, è Realm Royale. Perché? Intanto l'atterraggio. In Fortnite come funziona l'atterraggio? Tu ti butti, arrivato a una certa altezza dal terreno, dalla superficie terrestre, ti si apre il paracadute. Quindi se atterri sul lago, certamente si apre il paracadute più basso se atterri su una montagna, no? Sicuramente. Invece, Realm Royale, non c'è un paracadute. Tu ti butti, ti schianti per terra, dove tu miri, ok? Ti schianti per terra dove tu stai mirando. Poi, le armi. Le armi, diciamolo, in Realm Royale non sono tantissime. È vero, c'è l'arma fortissima che se trovi l'arco e la balestra vinci per forza, però a parte quello, questa è l'unica pecca del gioco, a parte quello le armi tipo, cioè le armi sono quella, la revolver, la il vampafucile, l'assalto e il fucile a pompa, quelle sono le armi e diciamo che avendo tutti 1500 di vita circa, perché la vita la puoi aumentare e diminuire a differenza del tuo livello. Anche quella è un'altra cosa che non mi piace di Realm Royale. Però, a parte queste cose,
Comunque le armi fanno più o meno tutte lo stesso danno, chi più chi meno, ma avendo tutti 1500 di vita, ci vuole tanto a fare un fight. Non come in Fortnite, che se ti prendi un headshot col pompa perdi istantaneamente. Ma perché, raga? Cioè, ma capite? Ma fa esplodere tutto! Faccio qua, spacchi tutto, c'hai gli esplosivi da diventare, spacchi tutto, hai vinto! Che cosa c'è di complicato? Spacchi tutto, hai vinto, hai 200 di vita! Un'arma fa... può fare quanta di danno? In 5 colpi, perdi! 5 colpi, 5 colpi, mentre su Real Royale le armi fanno 80 di danno e c'hai 1500 vita! Quindi sai quanti colpi deve dare, ma che muore? E quello è un bel gioco, sicuramente migliore di Fortnite. Allora, a me Fortnite piace come gioco, l'idea è bella, ci sta. Ci sta questo diciamo questa grafica abbastanza cartonesca, la storia che c'è sotto, sì, la season, le skin belle. Come idea mi piace, ma è sviluppata davvero male. È sviluppata davvero male, cioè non si può fare un gioco del genere, fa cacare. Per quanto possa piacere, e lo capisco perché piace anche a me Fortnite, ma devono migliorarlo, cioè... devono migliorare sta cosa, ecco, picco polare per esempio, su un iceberg, vado qui a terra sul castello senza neanche aprire il deltaplano, tra un po'... ecco. Ho trovato un'arma qua dietro, sono morto, non c'è un'arma. Che faccio? Guardate la mia mira di merda, ma non sono molto afferrato per questo gioco. Di momento ho giocato molto a Minecraft senza allenarmi molto qui. Questo è fuori. Oddio! Non ho colpi, non lo so, fai un po' te. Buono. No! Non ho materiale. Ah no, sì, invece ce li ho. Ok, me l'ha ucciso lui. No, ma guardate quanta gente c'è, vabbè, ciao. Quanta gente c'è, cioè, capite? Bevi. No, bevi. Immediatamente. Cosa sta succedendo? Dove sono tutti, mo? Ma chi è? Posso prendere io da là un tipo? Posso prendere da là io? No, no, materiali, porco di... fa esplodere, basta, mi sono rotto le palle. Mi sono rotto le palle, quando mi rompo le palle. Facciamo un'altra modalità, perché io in singolo, perché non gioco? Perché fa schifo la modalità in singolo? Zè, una bella biozza, zè. Bevetela tutta. Ah, ma faccio un rutto incredibile. Ok, ho preso tutto il necessario. Non sono armi fortissime, ma si accontenta. Non ha più scudo. Vieni qui. Non scappare. Ok.
Non si riesce a fare niente. Dai, affanculo, oh, le mie kill, me le fotton tutte le mie kill, oh. Che spai a me, tra tutta sta gente spai a me. Cazzo, oh, ma che fai, dai, per favore. No, piano. È la mia kill. Va, fanculo, vai, va. Porco Dio. Vincono loro. Va, fanculo, va. Chiudo il video qui e noi ci vediamo in un prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per non perdere i miei video e di non seguirmi su Instagram. Non seguiteci su Instagram perché il mio account Instagram porta virus, come la Lines o anche la molte malattie venere che non vi conviene, cioè come una vagina sintetica il mio account Instagram. Va bene, dopo la cazzata del giorno noi, io non voi, io vi saluto e ciao a tutti.